Allora, come dicevo, questo libro è un libro che io ho comprato alle bancarelle dell'usato, tra l'altro l'ho pagato veramente pochissimo, ed è proprio un libro che spiega tutto questo discorso di tutti i simbolismi relativi al drago, ad esempio nell'arte, nella mitologia, nelle varie leggende, nelle favole, eccetera, eccetera. Quindi praticamente è un libro davvero molto completo. Io ancora non l'ho letto tutto, però oggi ci terrei particolarmente a leggervi la parte dove loro analizzano il drago in riferimento a Tiamat. Tra gli altri gli autori sono Ditte e Giovanni Bandini, che tra l'altro devono avere anche preso comunque delle fonti prese dal. Sì, perché poi comunque il titolo originale dell'opera è Das Drachenbuch, quindi immagino che sia uscito anche in tedesco. Anzi, che sia effettivamente stato fatto in tedesco in realtà. Allora, come dicevo, nell'introduzione loro tentano un po' di spiegare che cosa si intende con questo discorso di drago, perché come abbiamo visto il drago condensa in sé parecchi significati, parecchi simbolismi, a seconda poi di dove lo si guarda, a seconda poi di che cultura comunque si prende come riferimento, il drago simboleggia ovviamente questo o quell'altra cosa. Difatti loro aprono un po' il capitolo con questa domanda: che cos'è un drago? Questa importante domanda è stata ed è ancora oggi discussa animatamente. La risposta varia a seconda dell'appartenenza culturale e religiosa, del carattere, dell'età, della professione di chi si è occupato della questione a seconda dell'età in cui è vissuto. Nei paesi cristiani lo si vede dai bambini e dalle scene di fantasy. La spiegazione probabilmente ancora oggi di frequente è che il drago sia un'allegoria del male in ogni forma. Lo vediamo anche nella favola dei fratelli Grimm, il diavolo e sua nonna, il che fa comprendere quanto questa idea fosse profondamente radicata nell'anima del popolo. E naturalmente questa visione è corroborata dalle sacre scritture. Il passo più noto della Bibbia, che comune espressamente il drago al diavolo, si trova nell'Apocalisse di San Giovanni. E dice così: scoppiò quindi una guerra in cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme coi suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora, ovviamente questa qui è già l'idea cristiana e non c'entra niente col contesto ebraico del tempo della Genesi, come ho detto, perché in realtà l'idea che noi abbiamo in mente di diavolo è un'idea cristiana, non è un'idea originaria del contesto ebraico, è semplicemente un'idea che è stata ridefinita in epoca soprattutto patristica, basandosi poi su questo discorso di San Giovanni, quindi comunque del discorso della rivelazione dell'Apocalisse. Tra l'altro, tenete sempre presente che il cristianesimo in realtà nasceva agli inizi come setta apostata del discorso dell'ebraismo. Non è un qualcosa che comunque cioè è nato in tutt'altro contesto. Era semplicemente agli inizi soprattutto questo gruppo di dissidenti dall'ebraismo, diciamo classico, ecco, quindi che comunque andava contro certi precetti. E poi ovviamente il cristianesimo che invece abbiamo in mente noi è tutto frutto di di rielaborazione posteriore di diverse centinaia di anni che si è avuta dall'epoca della patristica in poi. Quindi noi in realtà il cristianesimo che abbiamo in mente oggigiorno è un cristianesimo che si è formato nei secoli, non è che si è formato tutto così già agli inizi, si è semplicemente formato nei secoli, tanto più che per rendercene conto basterebbe appunto leggere e mettere due autori a confronto, mettere ad esempio a confronto Tertulliano con un San Tommaso d'Aquino, per dire addirittura su certe questioni erano agli antipodi. Nel caso ad esempio del discorso del parto di Maria, per dire ad esempio per Tertulliano Maria aveva partorito come tutte le altre donne, mentre invece per i cristiani che sono venuti successivamente in un discorso di Chiesa Cattolica, quindi parlo anche di secoli dopo, in realtà era già cambiata come idea, quindi il cristianesimo, in realtà, il cattolicesimo soprattutto, in realtà è tutto un ricamare su certi concetti che poi certa gente ha ricamato
e ha portato avanti rispetto ad altri concetti che poi sono stati abbandonati strada facendo, Perciò il drago continuò a combattere sulla terra e a battersi con dei e cavalieri che volevano fargliela vedere. Dei draghi primordiali nei vari paesi della terra ce n'erano più che a sufficienza, la maggior parte di loro, come pare chiaro nelle descrizioni e dalle illustrazioni, avevano un aspetto spaventoso. Ovviamente poi qui ci fa sapere anche che i draghi venivano, soprattutto in epoca, diciamo, medievale, venivano comunque anche spesso associati agli dei pagani, Ovviamente gli dei pagani venivano demonizzati e venivano appunto considerati demoni. Ad esempio è il caso di Ecate, per dire che inizialmente ovviamente era considerata una dea e in epoca cristiana veniva considerata un demone. Comunque sia, in ogni caso questa teoria, volendo, può essere ampliata a un'altra tesi. Gli studiosi che l'hanno avanzata si sono occupati a fondo nell'ambito della storia delle religioni comparate o dallo studio dei miti, degli antichi miti delle divinità e della creazione della Mesopotamia, dell'Egitto e dell'India. Abbiamo visto prima che questi popoli avevano tutti e tre questo discorso dei draghi nella loro mitologia. E hanno rilevato che i draghi che vi comparivano rappresentavano il caos primordiale, l'oscurità, la minaccia, il mistero della natura e la morte. Che questo caos impenetrabile sia stato associato anche all'oceano primordiale, cui tetri flutti si contrappongono alla sicurezza della terra amica, appare fin troppo evidente. E così la storia babilonese dell'antica dea Tiamat, che in origine non aveva sembianze, in seguito al confluire di diversi miti, ma che successivamente venne rappresentata come drago che incute terrore, è quella del furbo quanto coraggioso Marduk, serve a illustrare ulteriormente questa ipotesi. Allora, come vedete qui, una delle prime rappresentazioni che noi abbiamo di drago è proprio al femminile, Era proprio associato a Tiamat, una delle dee più antiche che noi abbiamo da un punto di vista di nome. Tiamat, Ishtar e Inanna, anzi ancora prima Tiamat, Inanna e Ishtar, sono effettivamente le tre dee più antiche di cui noi appunto possediamo il nome. Quindi in realtà è molto bello che questo simbolo, il drago, in realtà agli inizi venisse proprio associato a Tiamat. Tra l'altro Tiamat in realtà poi è una dea che rappresentava la distesa marina, oltre che il caos, che è il caos primordiale. Quindi in realtà questo è già il primo passaggio che ci interessa per capire perché, ad esempio, una ragazza oggigiorno potrebbe benissimo scegliere di rivalutare questo simbolo e quindi usarlo, ecco, prendere comunque degli accessori a tema a forma di drago che comunque sono molto belli da portare. Io, ad esempio, mi piacciono parecchio i gioielli a forma di drago. E scegliere appunto di usare questo simbolo proprio per rifarsi a questo discorso di femminilità primordiale, ovviamente Tiamat. Tra l'altro, poi Tiamat è citata indirettamente nella Genesi perché nella Genesi, quando si parla dello spirito di Dio che aleggiava sulle acque, in quel passaggio lì nell'originale ebraico c'è una parola che ricorda molto il nome Tiamat. Poi sotto ovviamente vi metto bene tutta l'analisi. Allora, la storia di Tiamat è abbastanza nota, adesso ve la leggo brevemente. Tiamat e il suo sposo Apsu erano entrambi personificazioni delle acque primordiali e fin tanto che esistevano soltanto loro due governavano felici e senza problemi. Ma poi ebbero moltissimi figli, tutti gli dei e gli eroi della Mesopotamia. Fin qui tutto bene, ma tra di loro vi erano anche parecchi zotici, che facevano baccano e irritavano a tal punto Apsu che egli decise di sterminare del tutto i suoi figli. Uno dei suoi discendenti però venne a conoscenza di questo piano e uccise Apsu, ma a questo punto il cuore di Tiamat si colmò d'ira. Qui entrano in gioco i draghi. Dalla poesia didascalica babilonese Enuma Elish apprendiamo che Tiamat diede alla luce 11 mostri da usare per combattere, enormi serpenti dai denti appuntiti e corpi pieni di veleno come draghi feroci, rivestito di raggi spaventosi, e fra di essi ve n'era uno di nome Mushkushku. Essa era gravida di draghi spietati che in battaglia erano impavidi. Questi mostri non erano soltanto impavidi, ma anche incredibilmente forti. E così nessuno riusciva a finirli finché entrò in scena Marduk, che in seguito sarebbe diventato il dio nazionale di Babilonia.
Ovviamente Marduk uccide Tiamat, e questo in realtà è un mito che è stato interpretato come un'allegoria, un simbolismo per rappresentare un passaggio, diciamo, di autorità sacerdotale o comunque sacrale, dall'autorità femminile all'autorità maschile. Difatti Marduk è uno dei primi eroi patriarcali. E non è un caso che appunto in realtà Marduk, eroe patriarcale, uccide effettivamente una dea, e anzi addirittura la smembri. Tra l'altro, in realtà, il discorso dello smembrare la dea è presente anche nel contesto indù. Ad esempio, Sati è una dea smembrata, per dire, o comunque in realtà l'idea di smembrare gli dei è presente anche comunque in altre mitologie. Ad esempio, per dire, nel contesto egiziano, Osiride appunto veniva smembrato. Quindi in realtà è comunque un'allegoria abbastanza comune in certe mitologie. Quindi, come abbiamo detto, Marduk uccide Tiamat, quindi l'eroe patriarcale uccide questa dea, e praticamente poi la smembra. E la divide in due parti e ne consegna una al cielo e l'altra alla terra. Non uccise però i mostri e i draghi, ormai rimasti senza guida, bensì li fece prigionieri. E quando fu chiamato re degli dei, il drago Mushoshusku si accovacciò tranquillo e felice ai suoi piedi. Allora, come abbiamo visto qui, quindi, un elemento particolarmente interessante, che è il drago, quindi, in realtà lo si può benissimo associare innanzitutto a Tiamat, in quanto dea caotica, e quindi dea comunque senza forma, o meglio, dea che può assumere tutte le forme più terrifiche. Ma essendo effettivamente, come abbiamo visto prima, un simbolo composito, cioè metà uccello e metà serpente, è comunque possibile associarlo a diverse altre dee, come abbiamo detto, soprattutto a dee orientali, come potrebbero essere Kuan Yin, che cavalca appunto questo drago del cielo, quindi comunque del vento, dell'aria, delle nuvole. Ma anche ad esempio all'elemento acquatico, quindi l'oceano, per dire l'acqua, ad esempio il caso di Mazu, la dea dell'oceano, che appunto cavalca questo oceano, sta in piedi proprio su questo oceano, su questo drago in mezzo all'oceano. Poi qui si cita un altro mito indù, il drago indiano Vitra. Che abbiamo detto questo discorso di Indra che appunto uccideva i draghi. Tra l'altro, ecco, tenete presente che anche secondo gli Hindu, effettivamente i draghi si collegano all'acqua, eh? Quindi questo ovviamente lascerebbe intendere che l'idea di Tiamat, cioè l'idea di questa dea collegata all'acqua, all'oceano, collegata anche ai draghi, in realtà non era solo presente nel contesto babilonese, ma era addirittura presente nel contesto indù delle origini. Perché qui, anche secondo il mito indù, i draghi terrebbero prigionieri. I draghi, ecco, comunque sarebbero associati a questo discorso dell'acqua. Difatti, il mito dedicato al drago indiano Vitra dice: abbatté il serpente che se ne stava sdraiato sulla montagna. Quindi qui abbiamo anche il serpente e la montagna. Indra con il Vaira, grande arma di morte, ha abbattuto Vitra, il maggiore tra gli ostacoli, colui che non ha le spalle. Tra l'altro, come già dicevo prima, tenete presente che il drago si può associare anche al sole rovente. Quindi abbiamo già questa triade, diciamo così, dove il drago si può associare all'acqua, al sole, e alla terra, alla montagna. Tra l'altro, poi qui, c'è anche questo riferimento, che è stato fatto da un celebre studioso dell'Africa, Leo Frobenius, che il drago ovviamente rappresenterebbe anche la notte o la forza dell'oscurità,
che divora il giorno e quindi anche il sole, che viene annientato da un eroe luminoso, lo stesso dio del sole. La morte è il diavolo, il caos primordiale, la notte è il sol leone. Sono quindi alcune risposte date spesso anche oggi alla domanda: che cos'è un drago? L'origine delle teorie sul significato dei draghi, tuttavia, è lungi dall'essere esaurita, perché lo studioso di mitologia comparata Ernst Secchi ha preso la parola in un lungo articolo e ha definito decisamente errate le tesi della notte del sol leone, avanzando una nuova teoria che a suo parere si adatta perfettamente a ogni aspetto del drago. Il drago in realtà sarebbe la luna, oppure, per dirla in modo più semplice, la parte nera della luna, che afferma Psiche con la luna calante ottiene il dominio sulla parte luminosa e la uccide subdolamente con un morso che finisce per divorarla. Ecco, tra l'altro, sempre secondo questo studioso, anche il mito indù che abbiamo visto prima del drago Vitra in realtà rappresenterebbe non il sole ma la luna, sarebbe un mito dedicato a questo discorso della luna. Io, dal punto di vista mio personale, tenderei a dire che secondo me sono valide tutte e entrambe le interpretazioni, nel senso che secondo me in realtà il drago condensa in sé entrambi i significati, cioè come è anche un simbolo maschile o femminile, oppure un simbolo sia celeste, perché ha le ali, ma anche terreno, quindi legato al serpente, proprio perché ha questa forma di serpente. È in realtà un simbolo che condensa in sé una dualità, quindi anche un discorso di maschile e femminile, di sole e di luna. Quindi in realtà secondo me sono valide entrambe le interpretazioni. Secondo Jung, il drago rappresenta la forza magica dell'ignoto che dobbiamo superare per liberare il nostro io. Poi ci sono anche qui anche altri pareri. Il drago deve essere inteso come un mostro infinitamente complesso che racchiude in sé i paradossi, le aspirazioni e le caratteristiche fisiche sconvolgenti che si riscontrano nella personalità umana. Sì, appunto, come dicevo, io sono anch'io un po' di questa opinione, cioè il drago in realtà è un simbolo che racchiude in sé gli opposti, gli antipodi anche potremmo dire, agli antipodi. Ovviamente se prendiamo per buona questa ipotesi, cioè che il drago condensa in sé tutti gli elementi, si può ad esempio avanzare anche l'ipotesi che il drago rappresenta di volta in volta l'emblema della corruzione femminile, il simbolo della dea della morte. L'ostacolo sulla via che porta alla meta, la natura pericolosa e deforme, un sinonimo delle forze che devastano l'acqua e la terra. La personificazione dell'avidità, la personificazione dell'elemento del mercurio. Addirittura poi lo si può collegare agli alberi, alle felci in generale di ogni essere vivente. Una meteora, l'aurora boreale, un vulcano, il nemico giurato, la grande madre, la serpe del mondo, il simbolo della spiritualità e dell'illuminazione, di molte altre cose ancora. Poi vabbè, sappiate che c'è chi addirittura pensava che il drago in realtà sarebbe cioè che in realtà gli esseri umani hanno pensato i draghi, hanno immaginato i draghi perché in realtà avevano visto i dinosauri. Però questa ipotesi è abbastanza, diciamo che era sostenuta nei primi decenni della paleontologia, però oggigiorno è stata ovviamente confutata perché in realtà gli esseri umani non. Cioè, quando è comparso l'essere umano, i dinosauri già non esistevano più. Potrebbe però essere vero che effettivamente quando è comparso l'essere umano, quindi parliamo di uomini primitivi, in realtà ci fosse magari qualche specie strana di serpente o comunque di rettile, per dire, che magari poteva avere certe caratteristiche fisiche, simili a quello che poi noi immaginiamo siano i draghi. Magari poi questo animale per un motivo o l'altro si è estinto ed è rimasto però come traccia nella mitologia, altrimenti effettivamente non si spiegherebbe come mai questa figura, cioè la figura del drago, sia effettivamente diffusa in praticamente tutte le mitologie. Cioè, se si è diffuso è perché comunque qualcosa all'epoca questi uomini che hanno creato questi miti devono aver pur visto. Certo, ovviamente l'idea non è un'idea scientifica. Però ecco, io sarei un po' di questa opinione, cioè secondo me può essere che quando i miti sono stati elaborati, gli esseri umani effettivamente magari avevano visto un qualche animale che poi ovviamente ingigantito nella loro mente, che comunque poteva avere qualche caratteristica strana.
O addirittura potremmo pensare che fossero delle aberrazioni, magari da un punto di vista di malformazioni genetiche, per dire, sapete che molto spesso nascono comunque degli animali deformi, oppure anche spesso purtroppo nascono persone che appunto hanno determinate deformità. Ovviamente agli inizi della storia umana queste cose non venivano spiegate scientificamente, quindi effettivamente potrebbe anche essere vera questa ipotesi, cioè sul fatto che forse il drago, cioè che forse ecco, gli esseri umani hanno immaginato i draghi perché può essere che magari agli inizi esistesse un animale con quell'aspetto lì. Niente, allora direi di avervi letto quanto poi volevo leggervi. Ovviamente l'argomento, come vedete, poi è estesissimo, nel senso io qua adesso vi ho letto giusto così qualche concetto, però ci sono anche tante altre cose, ecco, ad esempio qui poi si parla praticamente di tutte le mitologie che poi in realtà abbiamo visto in breve, quindi il contesto indù, il contesto celtico, il contesto cristiano, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, direi però che per stasera ho finito, ho esaurito quanto poi volevo dire. Ecco, come abbiamo detto, tenete presente che questa immagine del drago era praticamente diffusa ovunque, quindi in realtà molto probabilmente è un simbolo che comunque nasce in Oriente. Però tenete presente che tutti i popoli hanno avuto un po' questo discorso dei draghi nel bene e nel male. Ad esempio, per dire, i germanici, i sassoni, addirittura lo scelsero come insegna militare. I romani, per dire. Pensate che addirittura, è stato trovato nella provincia cinese di Henan, per dire, in una tomba di oltre 6.000 anni fa, addirittura è stato trovato un drago formato da delle conchiglie. Effettivamente qui, effettivamente qui si potrebbe, se dovessimo tenere presente questa tomba che dovrebbe avere oltre 6.000 anni, dove è stato trovato questa scultura, cioè più che scultura probabilmente era diciamo, una rappresentazione artistica di conchiglie sistemate a forma di drago. È probabile che, come dicevo, il simbolo sia nato in Cina e poi ovviamente dalla Cina si è esteso un po' in tutti gli altri popoli. Allora, niente, direi di avervi detto tutto quello che di essenziale che si poteva dire. Facciamo così, questo argomento lo faccio comunque uscire per PDF. Quindi poi comunque queste cose che abbiamo visto, anzi molto di più, perché ovviamente per PDF, come ho detto, poi metterò anche di molto di più il discorso del simbolismo cinese che, come ho detto, è davvero molto esteso. Lo farò comunque uscire per iscritto, quindi poi tutte queste cose le troverete per iscritto. Stasera mi interessava particolarmente mettere l'accento su questo discorso di Tiamat, come abbiamo visto, una delle prime dee ad essere associata ai draghi, eh? Vediamo un po', vi faccio vedere magari qualche immagine. Poi ovviamente il modo di rappresentare i draghi cambia a seconda anche dell'arte che andiamo a considerare. Qui ad esempio ci sono tutte delle, ecco, ci sono addirittura delle immagini del drago in alchimia, sono davvero molto belle. Come vedete, qui c'è il drago tra i due principi, il principio maschile solare e il principio lunare femminile. Vedete qui, come abbiamo detto, il drago in realtà racchiude in sé un po' tutti gli opposti. Quindi, se comunque siete ragazzi, lo potete vedere da un punto di vista maschile, quindi potete scegliere, ad esempio,
di rivederlo associato al sole, comunque come emblema di regalità. Se invece siete ragazze lo potete vedere da un punto di vista femminile associato a tante dee, come abbiamo detto, Kuan Yin o Mazu, o anche ad esempio a Tiamat, per dire, lo potete comunque vedere associato alle dee. E lo potete comunque vedere come simbolo come simbolo femminile, soprattutto se vogliamo tenere presente Tiamat, di una femminilità ai primordi, quindi anche di una femminilità che potremmo vedere quasi come primigenia, quindi agli inizi di tutto, agli inizi di ogni cosa, che soprattutto poi le idee del caos io tendo a vederle così, tendo a vederle come allegorie femminili di un femminile che sta agli inizi e quindi in realtà potenzialmente può prendere tutte le strade, può prendere tutte le prospettive, le caratteristiche, quindi potenzialmente può sviluppare ogni singola cosa. Allora, direi di concludere qui il video. Spero che vi sia piaciuto e che sia stato un argomento interessante. Comunque, se capiterà, leggerò comunque qualcos'altro, nel senso, magari se trovo comunque qualche altro capitolo interessante, posso comunque riprenderlo l'argomento. Sotto vi metto i vecchi video che avevo fatto dedicati a questo discorso del serpente nella Genesi, del serpente nel contesto monoteista. Tra l'altro avevo già fatto un video dedicato al drago e alle sante, andate poi a sentire anche quello, così capite un po' come abbiamo detto, perché il monoteismo ha disprezzato questo simbolo, tendenzialmente l'ha associato al diavolo proprio perché era un simbolo femminile, quindi di conseguenza l'ha demonizzato. Come poi di conseguenza in realtà ha fatto anche con tanti altri simboli, ad esempio pensiamo ai gatti o pensiamo anche addirittura alle rane o ai rospi, che sono tutti simboli comunque demonizzati. Nel contesto cristiano sono stati demonizzati a partire dal Medioevo, soprattutto poi nel Rinascimento, proprio perché agli inizi comunque erano dei simboli che in realtà si collegavano a un discorso di divinità femminile, quindi di conseguenza il cristianesimo, essendo misogino, ha semplicemente preso quei simboli lì e li ha ovviamente deturpati e demonizzati. Come poi peraltro ha fatto per tutto, perché in realtà praticamente il 99,9% di quello che esiste nel cristianesimo, nel cattolicesimo, è tutta roba presa da altre culture, da altre simbologie, da altre mitologie. Allora hanno semplicemente preso e hanno scopiazzato, dove non hanno scopiazzato, hanno praticamente preso il simbolo, l'hanno pervertito, degradato, poi di conseguenza è passato così nella mente di tutti, però in realtà se andiamo a vedere alle origini, il drago era un simbolo estremamente positivo, estremamente benefico e comunque in realtà era associato, come abbiamo visto qui, a un contesto anche femminile, quindi a un contesto comunque di divinità femminile. Niente, allora direi di avervi letto tutto quello che volevo leggervi. Ovviamente questo è un libro che vi consiglio, nel senso provate un po' a vedere se lo trovate da qualche parte. È sempre una lettura molto interessante da fare. Ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, se avete commenti lasciateli e vi saluto alla prossima analisi.